Marco e oggi, cioè preparatevi perché penso che uscirete da questo video sconcertati, ma perché veramente è allucinante questo video, non so nemmeno cosa ne verrà fuori. Se vi ricordate un mio precedente video, vi avevo raccontato di quando avevo risposto ad un'email di spam. Magica Ruslana, per sempre i nostri cuori, speriamo che non sia morta, la sua burzetta, dove sarà finita la sua burzetta, il suo bombino, boh. Comunque se non l'avete visto vi consiglio di vederlo cliccando qua o qua. E io da quel giorno ho continuato a rispondere ai email di spam. Ce ne sono stati un sacco. Pedro e la sua fattoria che mi voleva ingaggiare per un lavoro. Un altro che praticamente c'era la moglie che era una pazza squinternata che mi ha detto: io devo dare questi soldi perché mia moglie è matta. Però oggi io vi voglio parlare della magica Meredith Sarah Morgan, detta anche Dottor George Allen. Mettete un pollice su se volete altri video del genere, perché io ne ho un sacco. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, perché non si sa mai quello che potrà succedere nel mio canale. Potrei rispondere delle mie di spam, potrei mettermi a cucinare delle ricette allucinanti che ho trovato su TikTok, oppure potrei invocare dei demoni, chi lo sa. L'email in questione arriva direttamente da un certo Dottor George Allen. Però non preoccupatevi, perché da qui cambierà tutto quanto. Oggetto: rispondimi, non te ne pentirai. Firmato dal dottor Morgan Sarah Meredith. Opportunità per i nostri benefici. Ho scoperto un fondo non riscosso in un centro del defunto cliente straniero della mia banca, late Ronald Bramlage, che credo che sia una traduzione sbagliata per dire che è Ronald il tizio morto, però vabbè. Un uomo d'affari straniero che purtroppo ha perso la vita e l'intera famiglia in un incidente aereo privato, senza alcun erede in questo fondo della mia banca. Oh madonnina santa! Ho scoperto che è morto senza un erede per richiedere questi fondi. Oh signor! Quindi cerco cortesemente di presentarti come parente prossimo al deceduto, in modo che i proventi del suo conto, valutati in 18.500.000 sterline, ti saranno rilasciati come beneficiari dell'erede, che saranno condivisi, attenzione, in questa percentuale del 50% per me, ossia George Allen oppure Meredith, non si è capito, e il 45% a me, ma che non mi sembra proprio giusto, però vabbè. Tutto ciò che chiede è la vostra più sincera collaborazione, fiducia e massima riservatezza per raggiungere questo obiettivo con successo. Mi chiede quindi di allegargli nome e cognomi, numero di cellulare, bla bla bla, e dopo essersi firmata Meredith Sarah Morgan, adesso si firma George. Una proposta così allettante, non posso che rispondere e dire: piacere di conoscervi Sarah e Meredith, la vostra proposta mi intriga, ditemi di più. Dottor Carl Pimple Popper. Cosa, sono tutti dottori qua? Chi vuole essere un dottore? Risposta: i soldi ti saranno inviati molto presto. Transizione è sicura. Sarah Meredith Morgan. Favola. Dopo 20 minuti mi manda un'altra email vuota. Io gli rispondo e metto in chiaro immediatamente una cosa: questa transizione si può fare, questo business io ci sono dentro totalmente. 18 milioni di sterline così a gratis, questa cosa si inventa, mi mandano un'email e dice: oh, facciamo la collabo. Cioè è sicuro il 100%, perché purtroppo io sono già indagato per contrabbando di salumi. Tuo Pippi. La transizione sarà sicura e di successo se manterremo fiducia, sincerità e riservatezza. Sarah Meredith. Ok, stai calma. Ma io con chi sto parlando ora? Sarah? Meredith? Oh George. E lei mi risponde: questa è Sara. Ma che? Ma ti sei fermata con 150 milioni di nomi e adesso tre stili fuori che sei Sara. Bon, ciao. E che fine ha fatto George? Non c'è nessun George. Allora no, 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 no. Allora, siamo partiti col presupposto di sincerità, riservatezza e fiducia. Dov'è finito George? L'ho eliminato come hai fatto con Meredith. Mi sembrava che la sincerità fosse fondamentale. Devi dirmi la verità, hai ucciso tu il cliente, non c'è stato nessun incidente aereo. Io qua pensavo che non mi avrebbe più risposto. No, questa qua improvvisamente diventa poliglotta e mi risponde in inglese. Hi Carl, io ve lo traduco. Questa è Sarah Meredith. Meredith è il mio secondo nome. Per favore inviami i seguenti: nomi, indirizzo, telefono, cellulare, data di nascita, occupazione, quel che l'è. Però io gli rispondo di nuovo e gli faccio: Sarah Meredith George Grey. Ma perché sarà? Ah, perché Meredith Grey di Grey's Anatomy, adoro. Se vogliamo fare questa transizione, la faremo come la dico io. Io voglio il 70%, a te il 40%. Matematica inventata. E mi risponde: ok, forse dovremmo lasciare qualcosa a George. Non c'è nessun George. Mandami i seguenti: nome, cognome, lettera, testamento e tutto il resto. Che poi non so perché vuole l'occupazione. No, Melanie. Ma perché l'ho chiamata Melanie adesso? Se vuoi i dati, lo faremo secondo le mie prerogative. Dottor Carl Pimple Popper, 70%. Sara, 40%. Meredith, 25%. Dottor Carl Pimple Popper, 20%. George, 5%. E lei mi risponde:
hai messo il tuo nome due volte. Gli mando finalmente i dati che lei da 150 email, e io ne ho tolte raga, nome: dottor Pimple Popper Carl, indirizzo via Dalle Valle, numero di cellulare 393 1345678, data di nascita 31 febbraio del 67, occupazione sicario. Qui era per farle capire che doveva stare molto attenta a fare il business con me, che se stava alle mie prerogative è tutto favoloso, ma se andava a farla un po' fuori dal vasetto, non mi risponde. Sara, hai ricevuto tutto? Non mi risponde. Meredith, hai ricevuto tutto? E finalmente mi risponde: ciao, mi serve anche la tua carta d'identità. Meredith. Alt, stop al televoto, c'è qualcosa che non va. Come mai prima ti firmavi Sara? Cosa è successo a Sara? E lei mi risponde: sono Sara, per favore mandami la tua carta d'identità, guadagneremo un sacco di soldi, questa è la mia carta d'identità. Io ora vorrei prendere, buttarmi per il balcone, ma quello dei piani superiori, perché da questo balcone qua rischio di non morire. Ma che cazzo, raga? No, raga! Raga, ma volete la foto? La foto! Ma cos'è? Addirittura è firmata a sample. Un esempio. Cioè, ma che cazzo? La faccia photoshoppata ed è firmata a sample. Che tra l'altro, ora che noto, qua è Meredith con la Y. Lei si è firmata sempre con la I. Vabbè. Ciao Sara, quando riceverò i soldi? George è ancora dentro questo business? Come li riceverò? E lei mi risponde: i soldi verranno inviati in una scatola. La scatola sarà imposta la scritta ben di antiquariato, così non dovrei pagare la dogana. Ti chiedo però di inviare i soldi alla spedizione a questo account. Western Union, e mi dà sto codice. Ovviamente qua era la truffa, voleva che gli desse i soldi. Ciao Meredith, sono dottor Pimple Popper. Dove sono finiti i nostri principi di lealtà, coraggio e fiducia? Pensavo il business riguardasse soldi, non antiquariato. Credo che ti defollowerò da Instagram, così impari. Riceverai una scatola con i soldi dentro. Per non pagare le tasse riscriverò che sono beni di antiquariato. Firmato Sarah Morgan. Ma che beni? Un tavolo? Io non ho spazio in casa e devo valutare con il mio interior designer e consulente di Feng Shui. Anche perché, scusa, ma 1500 sterline per inviare una scatola? Qua mi scrive in inglese: dottor Carl Pimple Popper, per favore invia 1500 sterline per la spedizione. Firmato Sarah Morgan. Sara, conosci degli arredatori? Non spedisco tavoli, i soldi saranno nella scatola. Giorgio, la situazione non è chiara. Nella scatola cosa ci sarà? L'arredatore. Scrive: no, i soldi. Io voglio rivedere gli accordi, le dico. Dottor Carl Pimple Popper, 75%. Sara, 20%. Meredith, 15%. Dottor Carl Pimple Popper, 10%. George, 7%. Ruslana, 10%. Ti posso lasciare il 50%, io terrò il 45% e il 5% lo daremo in beneficenza. Adoro. Ma l'arredatore? Lei mi risponde: inviami i soldi per favore, mandami 1500 bla 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 bla. E così però Meredith Grey, il 5% io vorrei che fosse devoluto in beneficenza a un'associazione che si chiama Salviamo il Bidet. E lei mi fa: ok, ma quel 5% lo scagliamo dalla tua o dalla mia? E lei mi fa: dalla tua. No bella, io ti devo pagare la spedizione, mi fai scalare a me il 5%. Mi puoi mandare il numero della tua banca? Dall'inizio, perché sono un po' confuso. Intanto non ho capito ancora l'arredatore cosa c'entra in tutto questo. Ma che boh, non l'ho capita. E quindi le mando il numero della mia banca, ma le mando veramente il numero di una banca? Perché volevo vedere se avrebbe chiamato. Anche Meredith mi risponde e mi dice: ho telefonato alla banca, non sanno chi tu sia. Mi hanno anche avvertito di non avere a che fare con te, perché forse sei un truffatore. Ma che cazzo? Ma cosa sta succedendo? E le scrivo: ciao Sara, George, Meredith, Melanie, Ruslana, arredatore, sono pronto per ricevere i soldi. Mi ha legato una rappresentazione grafica della mia situazione. Addio. Sara, posso avere il 90% dei soldi? Io ad oggi non ho più ricevuto risposta da Sara, che non so se c'era, se era una farsa, se era qualcuno che boh, voleva prendermi in giro. Però raga, io ho ricevuto l'email in una casella email che anche io non uso mai. Ora io voglio mandare un caro saluto a Meredith, Sara, George, Ruslana, la redattore
e anche quella povera Cristo, povero Cristo che ha risposto al telefono e ha parlato con questi qua. Secondo me era una maniera per mettermi tipo ansia, per fargli immediatamente il pagamento su Western Union, così poi avere i soldi, ciao. Però sono allucinato, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se vi è mai capitato di ricevere email del genere, non rispondete. Cioè, se volete rispondere prendetemi in giro, però raga, non credetemi, perché è veramente una pagliacciata. Se volete altri video mettete un pollice su, iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questa vicenda. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, ci sono video di martedì e 15 di sabato alle 10:30, intanto è giovedì ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video, ciao!